al Palangeli dell'Aquila la partita di Serie C Silver Abruzzo tra Nuovo Basket Aquilano e Mosciano. Palla a Mosciano che perde palla, rimessa l'Aquila in difesa con Rizzotto. Rizzotto per Peppe Oriente che porta palla. Cerca Nacio. Nacio per Antonini. Antonini per Shelton, rientrato dall'infortunio, per Rizzotto da tre, non va il tiro. Riprende Scafidi. Ma subito recupera la palla Nacio. Nacio supera la metà campo, ancora per Antonini. Antonini si fa stoppare la palla dall'Istvan. Rimessa l'Aquila con Peppe Oriente per Antonini. Rizzotto, finta il tiro da tre, lascia Shelton, uno contro uno, ancora Rizzotto, prova la bomba ma non va e riparte nuovamente Mosciano. Purplevitz, ancora Purplevitz, scarica per l'Istvan che commette infrazione di passi. 8 minuti e 53, 0-0. Ripartiamo con Peppe Oriente. Nacio, Peppe Oriente. Shelton va sotto canestro, sbaglia il passaggio, Oriente per Rizzotto, non si capiscono i due. Rimessa Mosciano, partita male da entrambe le due formazioni. Purplevitz per il numero 42, Scafidi che prova la bomba da tre e la mette, si sblocca il punteggio a 8 minuti e 25. Mosciano 3, Nuovo Basket Aquilano 0. Prova Antonini, scarica per Beppe Oriente, Nacio, ancora bomba e non va neanche questa, solo tre tiri per l'Aquila, tutte e tre da lontano. Ruba palla adesso Antonini, 3 contro 1, palla per Shelton, perde palla, clamorosamente 3 contro 1 e riparte ancora Antonini per Rizzotto. Forza ragazzi, palla per Shelton, tiro e canestro, si sblocca anche l'Aquila, 7 minuti e 46, l'Aquila 2, Mosciano sempre avanti di 1. Ancora Purplevitz, e prima che me lo ricordo già la palla è passata ad altri due giocatori. Tiro da tre non va, riparte l'Aquila con Oriente. Rizzotto subisce fallo, poi invece commette infrazioni di passi. In realtà ha preso il pallone Moretti. Ancora Purplevitz. Per Assogna, Scafidi, Scafidi sotto canestro, non lo marca nessuno, è di nuovo più tre, 5 punti per Scafidi, tutti e 5 realizzati da lui, i punti di Mosciano. Shelton prova ad entrare sotto canestro, arresto, tiro, il step back e segna i suoi primi, no, anche lui 4 punti, è una partita Scafidi contro Shelton per il momento. Sempre più uno Mosciano a 6 minuti e 41 alla fine del primo quarto. Assogna per Purplevitz, ancora Scafidi, subisce fallo, due tiri liberi però non va il canestro, primo fallo della partita. Due palle perse. Rimbalzo, palla recuperata, Scafidi sulla lunetta, mette il primo, sesto punto per Scafidi, sesto punto per Mosciano.
sbaglia il secondo, rimbalzo ripreso da Antonini. 6-4 Mosciano a 6 minuti e 29. Antonini finta, contro finta e sbaglia solo il tap-in, riprende Shelton. Shelton ancora, arresto, tiro di Shelton. 6 punti per lui e siamo 6 pari, Scafidi contro Shelton e va scanesso Purplevix. I suoi primi 2 punti, di nuovo più 2 Mosciano. Riparte l'Aquila. Antonini, vede Nacho, ancora Antonini, c'è Rizzotto sulla sinistra, prova ad entrare, viene fermato ultimamente dalla difesa di Scafidi, non riesce a segnare Antonini. Moretti sotto canestro, sbaglia clamorosamente Moretti, riparte Rizzotto da solo, Rizzotto scarica per Beppo Oriente che da 3 non va, corto il tiro di Oriente. Sempre 8-6 a 5 minuti e 28 per Mosciano. Inutile a dire, partita difficile anche questa, ma l'Aquila ha bisogno di una sterzata, di una vittoria. Ne ha vinta una sola su 5. Grande passaggio di Antonini per Shelton, che segna tutti gli 8 i punti dell'Aquila. Ed è pareggio. Ancora Purplevix per Scafidi su di lui Nacho. Bravo Scafidi, ottimo canestro, 8° punto per Scafidi, non lo riusciamo a fermare, non si... Nacho da 3, solo, tabella, sbaglia completamente il tiro da 3, riparte con un ottimo passaggio il Mosciano. A Sogna per Listwon che sbaglia, rimbalzo di Nacho che perde palla perché cade e rimessa a Mosciano a 4 minuti e 17, Mosciano 10, Novo Basket Aquilano 8. Rimessa a Mosciano, rimessa di Assogna per Purplevix. Prova da 3, nessuno lo marca, sbaglia il tiro, Antonini riprende il rimbalzo, se ne va e subisce il fallo di Moretti. 4 minuti e 3, fallo di Moretti. Primo fallo per Stefano Moretti. E subito riparte, segna i primi suoi 2 punti, Nacho, 10 pari. Riparte Mosciano nuovamente, 3 minuti e 52. Punteggio basso per il momento. Mosciano si libera a Sogna. Cerca Scafidi. Scarica ultimamente per Listwon, ma capisce tutto Nacho. E riparte il nuovo basket aquilano. Shelton, 1 contro 1. Arresto, sbaglia il tiro. In sospensione. Riparte Purplevix, che con questo freddo potrebbe sembrare tipo una pomata contro il raffreddore. Solo Moretti, viene lasciato il tiro da 3 e non sbaglia, primi 3 punti per Moretti e Mosciano ritorna in vantaggio di 3 punti, 13-10, siamo già sulla metà campo ospite con Shelton per Beppe Oriente, Rizzotto prova ad entrare e segna in arresto, grande, primi due punti anche per Rizzotto. Va Mosciano, sempre più 1, fallo di Antonini su Moretti, rimessa per Mosciano a 2 minuti e 41, cambio, entra Aristotile, esce Oriente. Oh, esce. Sì.
Prato Micciulla. Urplevix per Micciulla che subentra subito e sbaglia per fortuna il suo primo tiro. E ripartiamo con Antonini, arresto il tiro dalla lunetta e segna Antonini! Vantaggio l'Aquila! Vantaggio l'Aquila, 2 minuti e 23. Primi due punti anche per Antonini. Purprevitz, su di lui Aristotile, si perde l'avversario. Ed è il quarto punto di Purplevix, di nuovo vantaggio mosciano a 2 minuti e 6 secondi, centesimo. Shelton si libera ma non va a segno il suo canestro, il suo tiro da sotto canestro. Riprova Moretti da 3, lasciato solo, sbaglia, rimbalzo di Scafidi che segna il suo decimo punto, subito in doppia cifra per lui, più 3 di nuovo mosciano. 17 a 14, ripartiamo con Aristotile per Nacio, Antonini, su di lui Scafidi, Antonini punta a Scafidi, prova ad entrare, ancora arresto e tiro, di Antonini sbaglia, riprende la palla, ancora arresto e tiro, ma viene stoppato dallo stesso Scafidi, parte Moretti da solo, subito a Sogna, Micciulla, perde palla, Shelton per Aristotile, oddio, rischia di perdere la palla, Nacio è da solo, può tirare da 3, non lo fa, Rizzotto, perdono il tempo, l'Aquila, Rizzotto prova ad andare a canestro, subisce il fallo di Micciulla e sono due tiri liberi a un minuto al termine del primo quarto, 17 Mosciano, 14 nuovo basket Aquilano. Rizzotto che cerca di rimediare con due palle perse e due punti, segna il suo terzo punto Rizzotto e siamo 16 a 17. Mette anche il secondo ed è perfetta parità un minuto alla fine del primo quarto. Quarto punto per Rizzotto e riparte Purplevix. Per Assogna, capisce tutto Rizzotto, fa passare la palla sotto le gambe di Purplevix, Shelton sbaglia completamente il tiro, Shelton, e riparte Mosciano, c'era la possibilità di andare in vantaggio, Purplevix riparte per Mosciano a 40 secondi, lasciato il tiro da 3, da solo il tiro da 3, Cutolo, di nuovo entrato Cutolo, subito si prende il tiro da 3, lo mette a segno, più 4, perché più 4? Stavo pari. Shelton per Aristotile che sbaglia il tiro da 3, 11 secondi alla fine del primo quarto, palla per Moretti e Rizzotto, cascano, si fanno male, stanno a terra. Gli arbitri dovrebbero stoppare il gioco, ma si continua e non va il canestro. Punteggio giusto, però non ho sbagliato noi. Finisce il primo quarto sul 20-16 per Mosciano. Basket Aquilano dovrebbe fare qualcosina di più, che adesso si è affidato agli 8 punti di Shelton e a Rizzotto e poco più, solo 16 punti. Vediamo se Zubiran riesce a smuovere. Tre giocatori, l'Aquila solo una vittoria e 4 sconfitte. Penultima in classifica. Inizio, il peggior inizio degli ultimi anni. Si deve sbloccare anche se oggi è molto difficile contro Mosciano che è una delle squadre. Favorite nella fase finale dei playoff. Ok, molto a Marco.
visto che c'è un commento di Candida che dice audio. Che finito? Ah, sa, prova. No, non ti sento. Devi aspettare tu 10 secondi. Sente bene. Candida, per favore. Riprendiamo la partita. Siamo sotto di 4 punti. E si riparte con rimessa all'Aquila. Secondo quarto. Tutto pronto. L'arbitro signor Di Luzio. Dalla palla a Rizzotto e partiamo subito pressing su Peppe Oriente. Che fa le corna. Quindi chiama lo schema. Chiede il blocco di Nacho. Non sa che fare. Peppe poi la passa a Shelton. Ottimo arresto e tiro ma sbaglia. Sbaglia Shelton. Sta sbagliando troppo, ultimo tocco di Nacho, rimessa Mosciano. E riparte col nuovo entrato Scortica. Scafidi per Assogna, ancora Scortica. È entrato anche il numero 11, no, no, già c'era Cutolo. Scafidi e va a segno, dodicesimo punto per lui. Sta facendo male alla difesa aquilana Scafidi ed è massimo vantaggio più 6 Mosciano che prova ad allungare. Non dobbiamo far fuggire adesso Mosciano. Shelton per Antonini non sappiamo che fare. 9 secondi, prova Giulio, per fortuna subisce il fallo del numero 12 Scortica e si riparte con rimessa laterale con 6 secondi, no 14 giustamente perché ha commesso fallo. Si riparte con i 14 secondi. Rizzotto, Antonini, lunghissima per Oriente da lontanissimo, corta. Non riusciamo a fare dei tiri belli e tranquilli, non riusciamo a penetrare, per fortuna Mosciano sbaglia. Lunga la palla per il lancio lunghissimo per Scafidi, 8 minuti e 44, sempre più 6 Mosciano. Ripartiamo con Giulio Antonini. Dobbiamo arrivare più sotto canestro, ci abbiamo Shelton. Lo dobbiamo sfruttare, Nacho. Nacho prende la palla a Rizzotto. Rizzotto prova ad entrare. Viene sporcata la palla, rimessa all'Aquila. Antonini a colloquio con Di Luzio. Rimessa l'Aquila con Peppe Oriente. Peppe sbagliata la rimessa. Non va bene, non va bene. E Mosciano riparte sul più 6, 22 a 16, a 8 minuti e 21. Parte con Assogna per Moretti, Scortica per Cutolo che sbaglia, riparte Nacho per Beppe Oriente, ancora per Nacho, sbagliano Rizzotto, Nacho, non sappiamo cosa fare, non ci abbiamo gioco, cerchiamo sempre l'uno contro uno ma difende bene Mosciano e Nacho subisce fallo. Rimessa dal fondo per l'Aquila, rientra Listwon, esce Moretti. Rimessa l'Aquila, 14 secondi, ma non sa chi darla, Oriente per Shelton, uno contro uno, raddoppiato, Moretti ancora per Oriente, sul lato destro, corto ancora Oriente.
che cade rovinosamente a terra ma riparte già con Cutolo Mosciano. A Sogna, troppo alta e non si capisce con l'Istuan. Troppi errori e per fortuna l'Aquila può rimanere ancora in gara, meno 6. Riparte a 7 minuti e 32 dalla fine del secondo quarto con Rizzotto. Shelton per Antonini, ottimo il passaggio ma sbaglia Antonini sotto canestro. Sbaglia Antonini sotto canestro da solo. Per fortuna ancora rimessa per l'Aquila. Oriente per Rizzotto, ancora in difficoltà con la difesa di Mosciano, prova Rizzotto e subisce il fallo di Scortica. Terzo fallo per gli ospiti a 7 minuti e 9, ma sempre in vantaggio di 6 punti, 22 Mosciano, 16 Nuovo Basket Aquilano. C'è cambio, esce Scortica, no, esce a Sogna e rientra Purplevix. Sperando di azzeccare la pronuncia. Ancora si perde tempo prima della rimessa, riparte ancora con Rizzotto, arresto e tiro, troppo forzato. Purplevix, riparte Mosciano, l'Aquila è ferma a 16 praticamente dall'inizio del secondo quarto, sono passati già 4 minuti quasi. Purplevix scarica per l'Istvon, non c'è nessuno che lo marca ma per fortuna non va a canestro. Rimbalzo di Antonini, c'è Rizzotto sulla destra, prova da solo Antonini, canestro e fallo su Antonini che segna il suo quarto punto. Forza Giulio, tiro libero supplementare e si scende a meno 4. Mette il tiro libero. 22 Mosciano, 19 l'Aquila. Purplevix per cui Scortica, Scafidi, finta contro finta e segna il 14° punto di Scafidi. Sta facendo male alla nostra difesa Scafidi sotto canestro. Riproviamo a partire, ancora Rizzotto che ci mette sempre tanta grinta, ancora troppo forzato il tiro di Rizzotto. Scortica, sbaglia il tiro ma riprende il rimbalzo l'Istvon che subisce fallo e son due tiri liberi per l'Istvon. Secondo fallo di Shelton. Due tiri liberi per andare al massimo vantaggio adesso. Sbaglia il primo. 24-19, sempre per Mosciano, non riusciamo a scendere sotto questi benedetti 6 punti. Adesso sono 5, un'altra possibilità per l'Istvon che sbaglia, rimane a più 5 il vantaggio. Due tiri liberi, tutti e due sbagliati da l'Istvon. Ripartiamo con Beppe. Oriente si lamenta della troppa aggressività di Purplevix in difesa, sbagliato completamente il passaggio e riparte di nuovo Mosciano per cercare il massimo vantaggio con Purplevix. Palla sotto le gambe per Scafidi, ancora Purplevix da casa sua, prova la tripla ma non va. Rizzotto, c'è Antonini sulla sinistra, visto Nacho sotto canestro e segna Nacho, quarto punto per lui, per l'argentino. Di nuovo meno 3, l'Aquila si riavvicina
Mosciano con Listuon per Cutolo. Kurtlevix ancora per Cutolo, lasciato solo sulla sinistra, sbaglia il tiro da tre ed è rimessa l'Aquila. E c'è l'arbitro Di Pietro che adesso va a redarguire un giocatore del Mosciano, avvisa anche l'allenatore ospite di questo e riparte l'Aquila sotto pressione. Oriente per Nacio, dobbiamo uscire dalla metà campo, bravo Nacio, siamo in superiorità numerica. Antonini, forza, il tiro entra! Un po' fortuna del settimo punto per Giulio Antonini. Un punto sotto l'Aquila, 4 minuti e 32. 23 Nuovo Basket Aquilano, 24 Mosciano. Kurtlevix per Listuon. Per Scortica. La palla riesce completamente quando era quasi entrata. E adesso l'Aquila c'ha l'azione per il vantaggio con Antonini che sbaglia completamente il terzo tempo. Sbaglia completamente il terzo tempo Giulio. Svanisce la possibilità del vantaggio l'Aquila. Fischia l'arbitro, si ferma l'incontro perché Scortica ha perso una scarpa. Viene chiamato il cambio all'Aquila, esce Rizzotto, entra Santucci. 4 minuti e 2 secondi alla fine del secondo quarto. 23 a 24, l'Aquila ancora in gara. Scortica per Kurtlevix. Entra Kurtlevix. Viene data la rimessa al Nuovo Basket Aquilano, no? Sì, non ha toccato Oriente, non ha toccato Oriente. Kurtlevix voleva il tocco. E arrabbiato esce da un calcio. Da un calcio. Un evidente calcio ai cuscini esterni, richiamato dall'arbitro Di Luzio. Nel secondo richiamo. Ripartiamo con Oriente. C'è di nuovo la possibilità a 3 minuti e 50 di portarci in vantaggio. Shelton per Nacio. Nacio scarica malissimo per Santucci, ma per fortuna Cutolo tocca la linea con il piede. Tocca la linea con il piede ed è rimessa l'Aquila in attacco. Beppe Oriente non sa chi darla. Trova Shelton. Shelton per Antonini, lontanissimo Antonini, 10 secondi, Antonini prova a entrare, c'è Nacio da 3, Nacio da 3, non segna, Scafidi riprende il rimbalzo per Cutolo, parte velocemente, lascia per Assogna, attenzione a Scafidi che ci sta facendo male, Scortica per Cutolo, arresto tiro e segna Cutolo, quinto punto per il numero 11 di Mosciano. Ripartiamo, di nuovo meno 3, di nuovo meno 3. Oriente per Shelton dalla lunetta, arresto tiro sbagliatissimo. Ci siamo rifermati e Mosciano ne approfitta con Scafidi, non viene marcato, bomba da 3. Bomba da 3, sono 17 punti di Scafidi a 2 minuti del secondo quarto, già 17 punti per lui. E risale a più 6 il vantaggio di Mosciano. Shelton sbaglia ancora, sta sbagliando di tutto Shelton in questo secondo quarto. Era partito benissimo con i suoi 8 punti ma si è fermato lì e Scafidi fa male con il 19° punto più il tiro libero e massimo vantaggio. Time out. Nel momento che l'Aquila stava e aveva avuto tante occasioni per poter passare in vantaggio,
Adesso è al massimo vantaggio Mosciano di 8 punti, 23 l'Aquila, 31 Mosciano. Più un tiro libero ancora per Scafidi, che con questo tiro libero potrebbe addirittura andare già 20 punti personali. E di nuovo Zubiran cerca di ritrovare, di ridare spirito ai ragazzi aquilani che vanno a corrente alternata. Si avvicinano nel momento che si avvicinano di punteggio, subito mollano, sbagliano e Mosciano ringrazia e ne approfitta e va con il massimo vantaggio adesso sulla Lunetta. A 2 minuti e 21. Mosciano anche in bonus, quindi si potrebbe approfittare anche di prendere qualche fallo per i tiri liberi. Sulla Lunetta Scafidi. E con il suo 20° punto porta il Mosciano a più 9. A 2 minuti e 19 dalla fine del secondo quarto. Mosciano prova a scappare nuovamente, adesso deve stringere i denti l'Aquila. Shelton per Nacho, scarica per Rizzotto che nel frattempo è rientrato. Rizzotto segna e ci prova. Rizzotto almeno è l'unico che ci mette veramente la grinta. 6° punto per lui. Riparte Mosciano, scortica per Scafidi. Scarica per Scortica, bomba da 3 di Scortica, non prende neanche il canestro e subito dobbiamo recuperare con Rizzotto. Riente Nacho per Antonini recupera 14 secondi, prova ad entrare Antonini, forza troppo, scarica per Oriente, Rizzotto ancora lontanissimo, un airball clamoroso e Moretti 1 contro 1, sbaglia. Il terzo tempo, Oriente, c'è Nacho sulla destra che segna e l'argentino a 6 punti per lui. Ci riavviciniamo a 5 punti. A un minuto alla fine del secondo quarto, ma Scafidi fa quello che vuole sotto canestro. 22 punti per lui. Assoluto mattatore della partita, sta spaccando la partita proprio. Neanche Shelton e Nacho insieme. Antonini sbaglia completamente il passaggio. Cambio per l'Aquila, 41 secondi, più 7 Mosciano. Entra Ciuffini e viene chiamato time out. Praticamente a Mosciano ha segnato solo Scafidi con 22 punti, poi gli altri 4-5 punti, 3 punti, più omogenei punti per l'Aquila con Shelton, Rizzotto, Antonini e Nacho. Clamorosamente sta parlando in questo momento Paolo Nardecchi, arrabbiatissimo, che sta proprio dicendo che sta segnando un solo giocatore, Scafidi. Amoroso intervento del direttore sportivo tecnico Paolo Nardecchia. Coach Zubiran deve trovare le giuste motivazioni. Stiamo sotto di 7 e palla a Mosciano. Bisogna lottare, almeno quello, si può perdere ma bisogna lottare. Palla bruttissima di Mosciano, sbagliata completamente la rimessa. E quindi ci riportiamo a 39 secondi con la palla in mano.
rimessa per Antonini, c'è subito il raddoppio, palla per Nacho. Nacho, c'è sempre un problema di non saper che fare per i primi 8 secondi circa. Rizzotto, uno contro uno, è ancora lontanissimo per Oriente, isolato Oriente, scarica per Antonini, è sempre una buona difesa di Mosciano. Antonini prova ad entrare, scarica per Nacho, che fa da destro, e fallo, subisce anche il fallo, ottavo punto per Nacho a 15 secondi, ottima penetrazione dalla destra sul passaggio di Antonini. Non si vede niente. C'è un justice. C'è un justice davanti alla telecamera che non ci fa vedere niente. Non va. E non ci fa vedere neanche il tiro libero sbagliato da Nacho. Ancora time out chiesto da Zubiran a 15 secondi e più 5 Mosciano a 34 a 29 per gli ospiti. Zubiran, la vagnetta in mano, disegna lo schema per il canestro. Vediamo se riusciamo a scardinare questa difesa del Mosciano, dell'Olimpia Mosciano. Dall'altra parte Verrigni. Fa la stessa cosa con i suoi ragazzi che già entrano in campo. Rimessa l'Aquila in attacco. Antonini. Antonini cerca il blocco di Ciuffini. Entra Antonini, arresto, finta, terzo tempo. Entra, entra. Nono punto per Giulio che si è svegliato nel secondo quarto. Un secondo, sbaglia il tiro e finisce il secondo quarto. Siamo ritornati a 3 punti di distacco, 34 Mosciano, 31 Novo Basket Aquilano. Ci vediamo all'inizio del terzo quarto. Parte. Ricordiamo il punteggio, Mosciano 34, Novo Basket Aquilano 31. Riparte Mosciano in attacco questo terzo quarto e riparte con Purplevix per Moretti, su di lui Antonini, rischiava di prendersi un tiro in faccia da tre, per fortuna ci ha ripensato, ma Purplevix penetra sulla destra, sesto punto per lui, Shelton non copre ed è già di nuovo più 5, subito Mosciano. Vediamo se reagisce l'Aquila con Antonini, perde palla e non reagisce, contropiede Purplevix, ancora lui, canestro e fallo, ottavo punto per lui, parte alla grande Mosciano e nel giro di 30 secondi già si è portato a più 7 più tiro libero. Reazione 0 o poco più del nuovo Basket Aquilano, ci sembra il Napoli del calcio, sta andando proprio tutto male. 9 punti per il ragazzo, per il numero 55 di Mosciano. Proviamo a ricostruire un'azione in attacco e prendiamo addirittura uno sfondo subito da parte di Nacho.
e perdiamo subito subito la palla. Primo fallo per Nacho. 40 secondi e di nuovo in attacco Mosciano, già con un parziale di 4-0, e ha la palla ora con Purplevix che fa un po' quello che vuole per Moretti. Moretti da solo a Sogna, arresto e tiro da lontano, quasi dalla linea 3 lo mette e diventa massimo vantaggio. Due punti, i primi due punti per Assogna, e massimo vantaggio 41-31 più 10. Prova Antonini, sbaglia completamente. Partito malissimo il nuovo basket aquilano e ne approfitta, bomba da tre di Moretti che può far male, per fortuna non entra, palla per Shelton, perde palla, male. E se giochi così, voglio nel replay. Fallo di sfondamento di Scafidi. E quindi è 41-31, sempre più 10 Mosciano. L'Aquila si deve svegliare. Subito uscito Antonini, è entrato Aristotile. Danielino Aristotile. Nacho, c'è Daniele da solo. Nacho prova ad andare da solo contro Scafidi e non va. Prende però Shelton il rimbalzo, ancora per Nacho. Rimessa l'Aquila, ma quanto è sofferta l'azione d'attacco aquilana. Dobbiamo riprenderci, il tempo scorre, il punteggio, la distanza aumenta. Prova Peppe Oriente, scarica per Shelton, marcatissimo. Forza il tiro Shelton e alla fine il rimbalzo lo prende Purplevix. Ancora, supera tutti, si prende il fallo. Time out l'Aquila, giustamente non sono bastati 10 minuti dentro gli spogliatoi a coach Zubiran per svegliare i suoi ragazzi. Da almeno 3 almeno 10 adesso. Dopo soli 2 minuti di gioco ha giocato solo Mosciano. Antonini mezzo infortunato. Ci mancano un po' i punti di Ciuffini. Orienta ancora secco. Nostro playmaker. Abbiamo fermato Scafidi, adesso comincia ad andare a segnare Purplevix. Rimessa Mosciano. Moretti. Ancora Purplevix e va da solo, scarica per Scafidi, sbaglia Scafidi ma riprende il rimbalzo, non c'è proprio grinta, Scafidi ne ha di più, ci crede di più. Aristotile su Purplevix, giocano l'azione per il tiro da tre di Listwon che per fortuna sbaglia, ma riprendono chiaramente il rimbalzo i ragazzi di Mosciano. Riprova Purplevix, su di lui Aristotile, troppo piccolino, lo scansa e segna l'11° punto, va in doppia cifra. Purplevix va in doppia cifra, anche il vantaggio, più 12. E si allontana Mosciano, prova la bomba da tre, non va, rimbalzo di Ciuffini. Ciuffini con difficoltà, esce Rizzotto. Rizzotto, 7 secondi, scarica per Ciuffo. Ciuffini, Nacho, 2 secondi, addirittura scadono i 24 secondi.
bloccato nei 24 secondi, non c'è più gioco in attacco l'Aquila. Sarà anche la buona difesa di Mosciano, ma 6 minuti e 44. L'Aquila ancora non ha segnato un punto e Mosciano invece se ne va. Kurtlevix fa girare bene la palla, libera Listwon da solo, stoppata di Shelton. Qualche sprazzo di buona giocata, ma poco più. Ed è il solito gioco del nuovo basket aquilano. Moretti tira da tre, non va. Fallo di Ciuffini in attacco. E oltre il danno anche la beffa, già siamo a 4 falli anche. E questo Mosciano lo sa, siamo in bonus. Terzo quarto da incubo per l'Aquila. Urplevix ottiene un ottimo blocco, ma per fortuna sbaglia il tiro, ma Mosciano fa quel che vuole col pallone. Riproviamo con Rizzotto, Nacho per Shelton. Ragazzi miei, provano una giocata difficile quando non riusciamo a fare canestro, manco a pagarlo. 5 minuti e 58 e Mosciano ringrazia, va in attacco Purplevix, più 14 e bye bye. Tredicesimo punto, si ferma Scafidi e Purplevix ci fa male e noi non sappiamo proprio come attaccare. Rizzotto prova da solo, proprio azioni tutte isolate. Questa volta molto bravo il ragazzo di Ischia. Ottavo punto per lui. Meno 12. Siamo lontanissimi ancora. 5 minuti e 19. Fallo di Rizzotto. E due tiri liberi, abbiamo detto. In bonus Mosciano. Due tiri liberi per Listwon. Gambe larghe per Listwon che mette il primo. Primo punto per lui, che ha sbagliato già due tiri liberi nella prima parte di gara. Strano modo di tirare il tiro libero, anche poco efficace. Rimessa l'Aquila, ma la palla l'aveva rubata Purplevix. Più 13, massimo vantaggio per Mosciano. L'Aquila invece di accorciare continua a perdere. Quando mancano 5 minuti, riprova Nacho, stoppato da Moretti. Ma blocca il gioco l'arbitro Di Luzio, Moretti a terra. Non c'è un gioco di squadra, cercano azioni proprio isolate, senza senso proprio. Pubblico aquilano che non sa più che fare, totalmente in silenzio. E quindi Mosciano che riprova ad andarsene addirittura sul più 15. A sogna, ottimo per Listwon che però prova ad entrare, subisce il fallo. Subisce il fallo di Nacho. E due tiri liberi per Listwon. Approfitta del bonus giustamente Mosciano e vedete come sono bravi ad ottenerlo.
minuti e 44. Segna Listuan. Secondo punto per lui e secondo tiro libero su 4 finora messi. Su 5. Mette anche il secondo, 3 su 6, 50% dalla lunetta, ma sono due punti pesantissimi, perché il suo terzo punto vuol dire più 15, massimo vantaggio, completamente sbagliato Oriente, e un Purplevix porta sul più 17, 50-33, Purplevix va a 15 punti. Che prova, ma l'Aquila in 6 minuti ha fatto solo un canestro e non sa proprio cosa farci col pallone, sbaglia tutto, sbaglia tutto, sbaglia tutto. Time out chiamato dall'Aquila, sbagliano tutto. Abbiamo detto sbagliano tutto, l'abbiamo detto. Sbagliano tutto. Inguardabile veramente in questo terzo quarto. 4 minuti e 7 secondi. 50 Mosciano, 33 nuovo basket aquilano, con 4 falli già a carico contro uno solo degli ospiti. Gli ospiti con 2 giocatori già in doppia cifra. Scafidi con 22 e Purplevix con 15, noi ancora non ci arriviamo. Cerchiamo tutte giocate singole. Tutte giocate isolate, prova il tiro Ciuffini, non va, Oriente sotto canestro, sbaglia nettamente e subisce fallo di frustrazione adesso da parte di Ciuffini, clamorosamente sbaglia Peppe Oriente sotto canestro ed esce, rientra Aristotile. Si fa fatica anche a commentarla perché questo fallo di frustrazione porta in realtà a 2 tiri liberi per Purplevix per andare addirittura sul più 19. Mette il... No! Non va il primo di Purplevix. Sbaglia il primo. Cambia poco. Corregge il secondo tiro. Lo mette. 16° punto per lui. 18 punti di vantaggio. Sono tanti, è un'enormità. Abbiamo iniziato il terzo quarto sotto solo di 3 punti. Antonini ancora cerca un'azione isolata, non sa che fare, va a sbattere, prova, arresto, tiro, ma forza troppo e Mosciano riparte. Urplevix anche sbaglia, adesso Nacho riprova l'azione isolata. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Mai vista un gioco così brutto in tutti questi anni. Azioni isolate e basta, non c'è gioco di squadra. Moretti prova il tiro. Ci grazia. Ripartiamo con Nacho. Nacho per Shelton che non segna. Ci vogliono 2 tiri per andare a canestro ed è il primo che va in doppia cifra per l'Aquila. 10 punti per lui. Il pubblico che prova a rianimare. Fallo di Ciuffini e 2 tiri liberi. Mosciano sta capitalizzando al meglio il bonus. 51-35, a 2 minuti e 38.
Esce a Sogna, entra a Scortica. Sulla lunetta ancora Listwon con 3 su 6. Ha segnato solo sul tiro libero Listwon. Segna il suo quarto punto. Mette a segno, adesso li rimette, la realizza al meglio. Il fatto che è in bonus l'Aquila da già 4 minuti, più 18 Mosciano, 53 a 35. Sta per finire il terzo quarto e abbiamo fatto solo 35 punti, punteggio basso anche per Mosciano, figuriamoci. Rizzotto, non c'è gioco. Aristotele cerca il blocco, perde palla. Non ho capito se non c'hanno schemi. Zero, proprio zero totale. Riparte Urplevix. Vedo difficile entrare nei playoff quest'anno. Molto difficile. Cutolo! Settimo punto per lui. E si va al ventello. Più 20 adesso a Mosciano. Tutto in un quarto. Ha dato 17. Guardate, azione isolata da solo contro 5. Gli altri tutti fermi sul perimetro, sulla linea di 3 punti. È stato bravo comunque Shelton a prendersi fallo, ma era l'ennesimo tiro forzato. A 1 minuto e 47. Mai successo che perdiamo in casa le partite così tanto a poco. Mai successo. Mai. Mai successo. Mette il tiro libero. Undicesimo punto per Shelton. L'unico dell'Aquila in doppia cifra. Ruba palla Nacho. Nacho. E schiaccia. L'argentino. Doppia cifra anche per lui, 10 punti. Vediamo se c'è la reazione adesso. Si vede un po' di raddoppio. Vediamo Scafidi su di lui, Nacho, che gli ruba palla in un primo momento. Scafidi sbaglia forzato. Sbaglia ancora. Rimessa ancora Mosciano. Secondi, minuto e 8 alla fine, 55 Mosciano, 38 nuovo basket aquilano. Rimessa per Cutolo. Urplevix chiede il blocco di Scafidi, scarica per Cutolo, bomba da 3 di Cutolo che va in doppia cifra, 10 punti per lui e arriva a più 20 il vantaggio. L'Aquila fatica un mondo per cercare di avvicinarsi. Clamoroso errore adesso di Aristotile. Non possiamo dire nulla al ragazzo del 2001, anche Peppe Oriente del 2001, squadra giovanissima. Rizzotto pressato, chiuso, prova a entrare lo stesso, non segna ma subisce fallo. 38 secondi alla fine del terzo quarto, ma ormai il distacco è enorme. Sotto potrebbe essere il secondo. Segna il primo, 9 punti per lui.
sbaglia il secondo tirando malissimo, proprio senza energia, senza forze, e comincia a divertirsi adesso Mosciano con la tripla ancora di Cutolo, che si diverte a prendere anche in giro adesso. 13 punti per Cutolo. Aristotile prova la tripla, non va. Massimo vantaggio più 22. Mosciano. Purplevix, finta da centrocampo. Listuon, mamma mia, mamma mia. Segna il 63-39 sullo scadere della sirena, facendo quello che vuole Listuon, che segna il suo settimo punto. Più 24 punti. Desolante commentare queste partite. Fino all'anno scorso in casa, anche se non eravamo favoriti, facevamo sudare chiunque per ottenere una vittoria qui al Palangeli, e invece finora solo sconfitte qui al Palangeli, solo sconfitte, tutte meritate e tutte di punteggio clamorosamente pesante. Quarto quarto inizia adesso con ormai partita compromessa. Vediamo se riusciamo ad avere almeno una reazione per non farci prendere in giro, come ha dimostrato Purplevix a fine terzo quarto, con tanto di lamentele del presidente Nardecchia e del direttore tecnico Nardecchia Paolo. Palla persa da Mosciano dopo un'azione, l'ennesima azione completamente sbagliata dall'Aquila. Rimessa di Aristotile. Gli altri stanno pensando a come mettersi e Aristotile non sapeva a chi dare palla. Aristotile prova l'ingresso da solo e segna Aristotile. Due punti per lui. Primi due punti per il ragazzo proveniente dalle giovanili del nuovo basket aquilano. Adesso Mosciano può fare ciò che vuole, si può divertire. Cutolo da lontano sbaglia, ma i rimbalzi, e va a canestro anche Micciulla, scusateci, primi due punti per Micciulla. Pazzi di Rizzotto visti dall'arbitro di Luzzo. E riparte Mosciano. Stesso copione, l'Aquila fa un canestro bello, un'azione bella e mezza, e dopo riparte Mosciano con una tripla provata adesso. Clamoroso. Sbaglia il tempo del rimbalzo, per fortuna non c'è nessuno. Shelton per Nacho. Nacho scarica per Rizzotto, che scarica per Aristotile. Finta il tiro da tre, ancora Aristotile per Shelton. Sbagliata la scelta del ragazzo aquilano. Scortica, c'è Cutolo sulla destra, viene visto Marizzotto, ruba palla, c'è Nacho sulla destra, Nacho sbaglia il canestro, 2 contro 1, sbaglia il canestro, si prende 2 tiri liberi. Time out di Mosciano. C'è il buon Fabrizio Santomaggio che mi segna i punti
viene lo scouting di questa partita che si sta avviando purtroppo verso un'ennesima sconfitta. La quinta sconfitta in 6 partite. Abbiamo praticamente vinto solo contro Chieti, che fa giocare praticamente l'under 18. Tiri liberi per Nacio, si riprende a 8 minuti e 10 alla fine della partita, più 24 Mosciano, 65-41. Mette il primo Nacio, 11 punti per lui, l'unico in doppia cifra insieme all'altro straniero, l'americano Shelton, l'argentino. Il canestro risputa il suo secondo tiro libero. Sbaglia tutto a Sogna, un po' sfortunato nel rimpallo della palla. L'Aquila ha un'altra possibilità di riavvicinarsi piano piano dal punteggio. Nel frattempo esce Shelton ed entra il 2003 Belmaggio, Paolo Belmaggio con il numero 20. 2003, ragazzi, nel frattempo è entrato anche Santucci e anche Capitan Nardecchia Massimiliano. Largo e giovani, Nacio perde palla, Sogna ringrazia Nacio per Paolo Belmaggio, Belmaggio! Oh! Scadono i 24 secondi, ma la sirena ancora non era suonata quando ha tirato Belmaggio. Vabbè, non cambia nulla, per carità, però riparte Mosciano con Miciulla. Micciulla scortica a Sogna per Cutolo, fallo di Nardecchia su Listwon. Coi Rino abbiamo vinto, non con Chieti, dove Rino ha presentato l'under 18, praticamente abbiamo vinto là 101-19, ma ci hanno vinto tutti, ci vinceranno tutti a Termoli, sperando che non sia l'unica partita. Era iniziata l'annata con ottimi propositi, con ottimo pretorneo estivo. Intanto Listwon segna il 9° punto, perfino Listwon che ha sbagliato di tutto nella prima parte di gara, adesso si è portato a 9 punti. Riparte Santucci per Nacio, perde inizialmente la palla, passa la palla su dietro la schiena, Belmaggio non lo capisce, ma cerchiamo delle azioni clamorosamente difficili. 4 contro 2 e Capitan Nardecchia, non sapendo che fare, va al tiro da solo con arresto dalla lunetta. 4 contro 2, non c'è stata un'azione d'attacco. Mosciano ci sta ringraziando, ci sta ringraziando per le azioni nostre, ma ci sta anche graziando. E sta per entrare anche Niccolò Nardecchia, ormai a punteggio irrecuperabile. Giustamente coach Zubiran fa entrare tutti i ragazzi giovani. Ci abbiamo adesso in campo un 2003, Santucci per Belmaggio per Niccolò Nardecchia. Niccolò Nardecchia, ancora Belmaggio, prova Belmaggio da 3! Ovazione per Belmaggio, senza paura sfoderà un tiro da 3. Si rianima giustamente il pubblico per i nostri ragazzi che hanno iniziato con le
giovanili proprio, per tutto il settore giovanile dell'Aquila. Tanto Micciulla segna il quarto punto. Punteggio ormai non importa più, adesso basta vedere solo un po' di bel gioco. La sconfitta ormai è certa, 5 minuti e 57, 69 a 45 per Mosciano. Ancora bel maggio per Niccolò Nardecchia. Nardecchia scarica per Santucci, se entra sotto canestra per Ciuzzini. Stoppato, riruba palla e subisce fallo. Tutti aquilani in campo in questo momento e stranamente, nonostante la poca esperienza, almeno si è vista un po' di grinta, cosa che manca totalmente a tutto il resto della squadra. Totalmente a tutto il resto della squadra. Rimessa di Santucci per Capitan Nardecchia, Massimiliano per Niccolò Nardecchia. Niccolò prova ad entrare per Belmaggio che prova la tripla. Belmaggio non va. Non va il secondo tiro. Scafidi. Scafidi su di lui subito, adesso più grinta. Blocca, ruba palla. Belmaggio per Niccolò Nardecchia, purtroppo la perde. E c'è più attacco adesso. Moretti per Cutolo. Subito Ciuffini, ancora Massimiliano Nardecchia, Moretti per Scafidi, su di lui Ciuffini. Già una buona reazione in difesa adesso, ottimo Ciuffini, ma Scafidi costretto all'errore. Lascia la palla all'Aquila, 4 minuti e 51, Santucci chiede il gioco a Nardecchia Massimiliano, che prende palla per Ciuffini, per Santucci ancora. Santucci, marcato, Nardecchia, ancora Santucci! Grande azione di Niccolò Nardecchia che smarca benissimo Santucci. Che bello vedere i nostri ragazzi aquilani, fallo di Santucci adesso. ...69 a 47, più 22, ma almeno c'è reazione, finalmente si rivede anche il Santucci, l'ottimo difensore. Ciafidi, fallo di Ciuffini su di lui. Due tiri liberi per Scafidi. Esce Cutolo, entra Scortica. È vero che era un'altra partita di quelle impossibili queste per la nostra squadra, già per come sta giocando, anche se giocasse bene, però non c'è nessuna proprio reazione di gioco da parte delle ragazze non aquilane. Scafidi che segna il suo 24esimo punto, rimessa l'Aquila con Santucci, supera la metà campo Marco Santucci, palla per Massimiliano Nardecchia, anche Marco Santucci comunque vi ricordiamo è del 99, quindi giovanissimo anche lui. Capitan Nardecchia cerca Belmaggio, c'è il tocco di Scafidi che butta la palla fuori a 9 secondi per l'Aquila per terminare l'azione. Rimessa per Capitan Nardecchia, per Niccolò Nardecchia, step back, troppo lungo, riprende il rimbalzo Paolone, Belmaggio, Santucci, sbaglia il lato per entrare, ottiene il blocco sulla destra e passa a sinistra e Capitan Nardecchia Massimiliano fa i suoi primi due punti in questa partita. 3 minuti e 35, finalmente si vede un'Aquila che almeno ci prova con delle azioni di squadra
con delle azioni di squadra. Arbitro Di Pietro fischia il fallo a Massimiliano Nardecchia. C'è l'esordio anche per, dovrebbe essere D'Annunzio il numero 1, anche lui 2001. Purplevix su di lui, Ciuffini, passaggio no look per Scafidi che segna, 26esimo punto per lui. Ripartiamo con Santucci. Santucci, Ciuffini sulla destra, ancora per Santucci. Ah, sbaglia, peccato, riprende Santucci per Paolo Bellmaggio. Tapin, quinto punto per lui. Ottimo ingresso in questa partita per Bellmaggio. Ciuffini, c'è pressione, Bellmaggio ruba palla. Nardecchia per Niccolò Nardecchia che entra e segna. Due punti anche per Niccolò Palangeli. Si scalda a vedere i suoi ragazzi. È vero che Mosciano ha smesso anche un po' di giocare, ma c'è molta più grinta, molta più voglia di giocare per l'Aquila. Moretti, quinto punto per lui, 2 minuti e 12 alla fine, più 22, chiaramente partita terminata già da due quarti. Niccolò Nardecchia punta D'Annunzio, scarica per Bellmaggio che prova la bomba! Bomba! Bellmaggio! 8 punti per lui! Che bello! Segna Purplevix. 18esimo punto anche per lui. Purplevix. È stato dato il tecnico a Santucci quando Purplevix è dall'inizio che sta prendendo in giro tutta l'Aquila. Clamoroso errore dell'arbitro Di Luzio. Clamoroso errore dell'arbitro Di Luzio che prende, fa prendere il tecnico a Di Luzio e a, scusate, c'è Santucci, quando Purplevix è dall'inizio del secondo quarto che prende in giro tutta l'Aquila. Ridicolo Purplevix. Clamorosa decisione, a mio avviso, me ne assumo la responsabilità, completamente sbagliata dell'arbitro Di Luzio. Bene così Marco Santucci, non fa niente. Sbaglia il tiro libero il numero 33 Medori, classe 2003 anche lui. 1 minuto e 38, finalmente hanno fatto uscire Purplevix, un giocatore proprio bravo ma senza sportività, zero sportività, ridicolo Purplevix. Riparte D'Annunzio per Micciulla, Medori per Moretti da lontano, prova la tripla, non va, Santucci riparte, Santucci uno contro uno, supera Medori per Niccolò Nardecchia, finta il tiro, non se la sente, cerca il cugino che prova la tripla da lontano, non va. 54 secondi alla fine, 70
7-56, Medori prova adesso l'azione su di lui, Santucci per D'Annunzio, entra sotto canestro e sono i primi due punti anche per D'Annunzio in questa partita. Massimiliano Nardecchia per Paolo Belmaggio che va in doppia cifra, 10 punti per Paolo Belmaggio in poco tempo, 10 punti per Paolo Nardecchia e per Paolo Belmaggio. Micciulla, 6 punti per lui, 81-58, 14 secondi, Santucci per Belmaggio, per Niccolò Nardecchia. Niccolò, proviamoci a segnare almeno un altro canestro. Prova Massimiliano Nardecchia sulla sirena a segnare, non va, finisce qui 81-58. L'unica soddisfazione aver visto in questo quarto giocare solo giocatori aquilani. A voi tutti una buona serata.